intanto la scatola dovrebbe essere protetta dalla combinazione. Certo, però che se i Kwami fossero rimasti nella loro scatola, come riciclare per l'ennesima volta il trailer di prova dell'anime originale? Questo è nuovo, che roba complicata. È già meno creepy del calendario con tutti gli impegni di lui. Ma scusa, vuole mollare i bambini a qualcun altro? Riferimento a Shanghai. Perché il nonno ogni volta che lo vedo mi sembra sempre in mutande? Sì, comunque sta cosa che ammolla i bambini al nonno per correre da Drion. Adesso che lei è la guardiana, non è una cosa che mi sarei aspettato. Ma lui dovrebbe conoscerli. Shao Noir e Ladybug. È stata akumizzata un'altra stagione. Ma perché lui non sa niente, scusa? È stata akumizzata un'altra volta in Bakerix. Dovrebbe conoscere queste cose. Niente, lei è ancora ferma alla prima stagione quando balbetta inevitabilmente quando gli deve parlare. Come rompergli di nuovo la... Lo vuole sabotare. Non solo è complicato, cioè lo vuole sabotare. Il ragazzo che ama... Caspita. A lui non c'è chissà quale complessità del mondo moderno, cioè... A parte il laptop che si è spento, i bambini dovrebbero sapere come riaccenderlo, no? Ha detto che i bambini sapevano usarlo. Però lui che polemizza con Papillombre per il nome è carino. È divertente. Ha colpito anche Papillombre. Anche lui, anche Gabriel, a questo punto, alla quarta stagione, dopo tutte le volte che i poteri dei suoi accumizzati gli si sono ritorti contro, dovrebbe prevederlo ormai, dovrebbe... Ma non si stanno comportando in modo semplice, stanno comportando in modo stupido. Ci hanno iniziato a parlare come dei deficienti. No, no, non fermare l'elicottero. Sono diventati scemi, non più semplici. Ha spento il motore dell'elicottero in volo. Sono morti. Ah, ma... È andata bene, sono aggrappati al volo. Ma scusa, il fotografo e gli altri non sentono le urla. Cioè, finora c'è un non so che di cringe. Scusa, perché adesso non è in grado di usare lo yo-yo? Cosa c'entra con l'essere più semplici? E si è scordata di colpo come si combatte? Cioè, gli sta spappolando il cervello, non sta rendendo le cose più semplici. Ok, questa era divertente. Questa gag era divertente. No, è troppo cringe. Adesso per acchiappare la Kuma si ricorda come si lancia lo yo-yo. È tornata al piano di sabotare. Ah, ecco, meno male. Troppo bello per essere vero, non ci credo. Sembrava strano che si dichiarasse adesso. Però allora che cosa mi metti a fare una rivelazione del genere? È inutile. Ecco, questo sarebbe interessante quando lui ha incontrato Gina. No, ste cose. Vabbè. Io non ho parole. Non ho parole. Facile.it, facile.it, facile.it. No, aspetta! Marinette è di nuovo impegnata a fare la babysitter e forse stavolta ha fatto il passo più lungo della gamba. Ha promesso infatti di badare contemporaneamente a Manon, al fratellino di Nino e alle due sorelline di Alia. Inizialmente ha qualche difficoltà e i bambini arrivano pericolosamente vicini a scoprire la Miracle Box e i Kwami. Ma proprio quando sembra essere riuscita a prendere il controllo della situazione, Marinette riceve un'inaspettata telefonata da Adrien. Il ragazzo è impegnato in uno dei suoi tanti servizi fotografici e ha bisogno del suo talento nel cucito per sistemare uno dei costumi di scena. Desiderosa di aiutare il ragazzo che le piace e passare del tempo con lui, Marinette affida i bambini alle cure del nonno paterno, nonostante le proteste di quest'ultimo, e corre da Adrien. Il vecchio Roland però non ha molta dimestichezza coi bambini e ancor meno con la tecnologia moderna. Quando per errore spegne il computer sul quale Manon e gli altri stavano guardando un film, perde il controllo della situazione e va nel panico. Papillombra ne approfitta subito e facendo leva sul desiderio del nonno di vivere in un mondo più semplice, lo trasforma in Simplificator, un akumizzato dotato del potere di rendere i pensieri di chi gli sta attorno più semplici. Tutta Parigi, inclusi Ladybug, Chat Noir e lo stesso Papillombre, iniziano quindi a parlare e comportarsi come bambini e i nostri eroi dimenticano persino come combattere. Ma proprio quando Ladybug e Chat Noir sono sul punto di rinunciare ai propri Miraculous in cambio di qualche caramella, Manon e gli altri bambini li incoraggiano a non mollare e grazie al loro sostegno i due ritrovano il coraggio e la forza di sconfiggere Simplificator. Facile.it, facile.it, facile.it. No, aspetta!
Se l'episodio precedente è il più popolare della quarta stagione, almeno escludendo il finale, Simpleman o Simplificator vince a mani basse la medaglia del più odiato. Di per sé, in realtà, non sarebbe nemmeno un brutto episodio. Un acumizzato buffo con un potere bizzarro, che viene sconfitto in maniera semplice dagli eroi, i quali si comportano in modo un po' stupido, non è esattamente qualcosa di estraneo a questo cartone. E allora qual è il problema? È davvero come sostenevano all'indomani della messa in onda alcuni fan? Ossia che Simplificator ha semplicemente risentito del confronto con l'episodio precedente? Non sappiamo più accettare la presenza di un piccolo innocente episodio filler? Oppure, come sostiene Struck, non abbiamo capito la profondità del messaggio nascosto, come con Tempestosa 2? Facile.it, facile.it, facile.it! No! Aspetta! Se il messaggio inteso dagli autori per questo episodio ha faticato a raggiungere molti spettatori, una cosa che invece è saltata subito all'occhio è il product placement. Un paio di inquadrature belle decise sugli zainetti dei bambini, due bei primi piani che urlavano «Comprate il merchandise, comprate il merchandise!» Uè, uè! No, non sono nato ieri. Questo genere di pubblicità occulta è roba di routine, che si vede persino nei film di Hollywood. Ed è comprensibile che la produzione voglia promuovere il proprio merchandise, visto che dalla vendita dei gadget si può guadagnare molto bene e sostenere così la produzione di nuove stagioni. Ma davvero non si poteva fare un pochino meno palese? Un tantinello meno sfacciato? Te la preparo una bella tazza del nuovo Mococoa? Con bacche di cacao naturali delle alte pendici del Monte Nicaragua senza dolcificanti chimici. Con chi stai parlando? All'indomani della messa in onda, dopo che buona parte del fandom si era espressa negativamente sull'episodio, Astruc intervenne nel dibattito twittando: opinione impopolare, Simpleman Simplificator è uno dei migliori episodi. Se non siete d'accordo, probabilmente non capite quanto sia meta. E partiamo subito in grande stile, attaccando il pubblico! Se non siete d'accordo con me, è perché siete troppo stupidi per capire il mio genio! Una parte dei fan gli diede ragione, ma stranamente neanche loro sembravano essere esattamente in grado di spiegare il perché questo fosse un episodio così geniale. Anzi, molti si trovavano costretti a chiedere: ma che vuol dire meta? A essere onesti, Astruc ci provò a fornire una spiegazione. Se sia chiaro o meno, lo lascio prima giudicare a voi. Io da questo ho capito solo che ci sono tre diversi livelli di lettura, uno dei quali, quello che più degli altri renderebbe la puntata una genialata, è inutile sforzarsi di comprendere perché è pensato per essere inteso solo dagli addetti ai lavori. Cominciamo bene. In fase di editing mi sono imbattuto in una risposta di Astruc ad un fan che chiedeva di spiegare il terzo livello. In sostanza, mi pare di capire che l'episodio volesse essere una satira dell'atteggiamento delle reti televisive nei confronti dei bambini, ossia che li trattano come fossero degli stupidi? Se così fosse, l'instupidimento generale di chi viene colpito dal potere di Simpleman assumerebbe un minimo di senso. E devo ammettere che funziona, se davvero voleva essere una satira di ciò. Ma anche gli altri due livelli non sono comunque così chiari, e francamente non ci vedo nulla di così geniale. Ci sta in sostanza dicendo che l'episodio dovrebbe essere una critica a quelli che criticano Astruc e le sue scelte narrative, persone che lui, con la sua consueta maturità, etichetta come semplici haters. Anzitutto, non è per niente chiaro chi debba rappresentare cosa. A prima vista, stando a questo tweet, Roland e la sua incapacità di cambiare e adattarsi al nuovo, nonché il suo criticare ciò che non comprende, sembrerebbero rappresentare i fan che criticano Astruc, dunque, ai suoi occhi, la parte del torto. Mentre i bambini, da sempre indicati dal regista di Miraculous come quelli che capiscono al volo tutti i messaggi nascosti nel cartone, senza bisogno di spiegazioni, rappresentano il suo pubblico ideale, e quindi la voce della ragione. Questo però cozza con il leitmotiv di Simplificator, il suo tormentone, ossia il desiderio che le cose tornino a essere semplici per lui. È l'esatto contrario del difetto di cui lui accusa i suoi critici. Lasciamo perdere per ora chi ha torto ragione in questo dibattito nella vita reale. Se Roland doveva rappresentare i fan critici verso Astruc e la tesi di Astruc è «I bambini capiscono gli emetrame perché ragionano in modo semplice, mentre voi vi fate troppe vi fate troppi problemi, vi complicate la vita con teorie astruse, eccetera», allora com'è che nella puntata è Roland quello che chiede agli altri di semplificare le cose? E il suo potere, che ufficialmente è quello di rendere le cose più semplici, in realtà ha l'effetto di forzare le persone a pensare e comportarsi come fossero bimbi molto piccoli, che non è quello
che Astruc vorrebbe che facessimo in un certo senso? Cercare di pensare come i bambini quando guardiamo il suo cartone per poterlo capire meglio? Il desiderio di Simplificator, di rendere tutto più semplice, viene poi preso come morale da seguire dalla stessa protagonista a fine episodio. Quindi mi stai dicendo che alla fine il villain aveva ragione? Quello che sto cercando di dire è che, indipendentemente se abbia ragione Astruc o quelli come me che lo criticano, il messaggio che lui voleva lanciare con questo episodio è scritto e realizzato male. Il tanto decantato meta col quale lui voleva presentarci il dibattito in corso tra sé e i fan e illustrarci perché abbia ragione lui... Io sono un genio e tu sei scema, io sono grande e tu sei piccolo, io ho ragione e tu hai torto. È confuso, fumoso e per sua stessa missione è in parte fatto in modo tale da essere capito solo dagli addetti ai lavori. In sostanza, secondo me, quello che ha ottenuto è stato di sprecare il tempo di noi spettatori, che ci aspettavamo qualche altro indizio sulle tante sottotrame in sospeso, oppure un altro po' di sviluppo dei personaggi e il tempo e i soldi della produzione per animare un prodotto che alla fine non vuole essere altro che un gigantesco dito medio rivolto ai suoi critici. Facile.it, facile.it, facile.it. No! Aspetta! Come dicevo all'inizio, questo episodio di per sé non sarebbe neanche brutto. Il suo guaio non è di venire dopo un episodio che alza le aspettative come Exosur, ma di essere semplicemente nella stagione sbagliata. Come episodio della prima stagione ci sarebbe stato benissimo, è nella quarta stagione che risulta del tutto fuori posto. E l'elemento che principalmente stona non ha nemmeno a che vedere col villain o col meta di cui abbiamo parlato, bensì col comportamento di Marinette. Astruc ovviamente non è d'accordo. E altrettanto ovviamente non è in grado di argomentare. E viceversa, deridere chi sta cercando di incoraggiare una discussione civile all'interno del suo fandom, quello gli riesce benissimo. Ma dopo tutto quello che la protagonista ha passato nella terza stagione e nei primi episodi della quarta, dopo che l'abbiamo finalmente vista crescere come personaggio e diventare un po' più attenta e responsabile attraverso il suo ruolo di guardiana, dopo averla vista arrivare a prendere la decisione di rinunciare ad una possibile storia con Luca, non per amore di Adrien, anche se è così che poi è stato ufficialmente spiegato, ma per via delle sue nuove responsabilità, è semplicemente assurdo vederla in preda agli ormoni scaricare i bambini dei quali ha promesso di prendersi cura al nonno. Un nonno che fino a qualche mese prima manco conosceva, senza nemmeno assicurarsi che questi fosse d'accordo. E poi, dulcis in fundo, tentare di sabotare il costume di Adrien dopo averlo riparato, solo per avere una scusa per passare altro tempo con lui. Dicevo nel segmento precedente che a fine episodio Marinette capisce che per certi versi Simplificator aveva ragione, che a volte è meglio fare le cose in modo semplice, che invece di elaborare piani complicati per avvicinare Adrien, basterebbe andare da lui e parlargli, ma ovviamente non ci riesce. E sarebbe stato un perfetto finale di episodio se questa fosse stata la prima o al limite la seconda stagione, ma non per la quarta, non dopo scene come il finale di Psychomedion. Voglio dire, ormai sai che ti trova simpatica, che puoi farlo ridere con poco, vai da lui e fai una battuta, fallo ridere. E i soliti furbi che diranno ma se lei riesce a dichiararsi adesso poi finisce la storia, vorrei dire... Allora non ce la mettere neanche questa scena. Oppure inventati un motivo credibile per il quale lei a questo punto della storia, nonostante i progressi che ha fatto, non riesce comunque a dichiararsi. È come se alla puntata 1 un autore desse in mano al buono o al cattivo l'arma perfetta per sconfiggere subito l'avversario, ma poi non gliela facesse usare. Sì, è vero, se la usasse finirebbe subito la storia, ma allora tu autore o non gli dai quell'arma, oppure trovi un motivo credibile per non fargliela usare. E Miraculous non è nuovo a questo tipo di errore. Ricordate che nella prima stagione Marinette fece un tentativo di liberare Sabrina dalla sua amicizia tossica con Chloe? Mi pare che accadesse nell'episodio di Eve Illustrator. Era chiaramente troppo presto e infatti alla fine della puntata Marinette fallì e Sabrina tornò a essere il fedele cagnolino di Chloe. Ma allora perché disturbarsi a inserire quel tema nell'episodio? Gli unici motivi per farlo sono o indicare che vi è dietro qualcosa di più, che l'amicizia tra le due, per quanto tossica, affonda le sue radici in profondità, e quindi servono altre puntate per sviscerarne la backstory e portare i personaggi coinvolti ad abbracciare un cambiamento, oppure mostrare che, per una qualche ragione, Sabrina non merita di essere salvata, magari perché cattiva quanto Chloe. E delle due, francamente, a me sembrò che si trattasse della seconda. In quell'episodio Sabrina non ci faceva una gran figura, e a giochi finiti l'impressione era che noi non dovessimo avere tutta questa pietà di lei. Troncò infatti all'istante l'amicizia nascente con Marinette alla prima occasione in cui questa non poté immediatamente darle la sua attenzione, e tornò scodinzolando da Chloe
che continuava a trattarla malissimo, facendosi comprare con un regalino costoso. Non è un mistero che la mia passione per questo cartone si sia col tempo affievolita e si sia spostata su altre serie alle quali mi piacerebbe dare più spazio su questo canale. Ma vorrei chiarire, l'elemento che più mi spinge via da Miraculous non è solo il fatto di non vedersi realizzare le trame che mi aspetto, ma anche e soprattutto l'atteggiamento del padre della serie, immaturo, pieno di sé e tanto tossico quanto quei fan che gli scrivono insulti perché la loro ship non è canon. Facile.it, facile.it, facile.it. No! Aspetta! E questo era tutto per Simplificator o Simple Man. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e perché. E se piacervi fosse questo video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, così vi arriverà una notifica la prossima volta che caricherò un altro di questi miei deliri. E ricordate che per ogni like lasciato sotto questo video aggiungeremo un ulteriore livello di meta all'episodio di Simplificator. Da Orprof è tutto, un abbraccio! Simple meno Simplificator Io da questo ho capito solo che ci sono tre diversi livelli di e sarebbe stato un perfetto finale di episodio se questa fosse stata la prima. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, così vi arriverà una notifica la prossima volta che caricherò un altro di questi. Mamma mia. E che caspita.